adesso ho indeciso di tornare. Si prova ogni tanto, casa è casa, come diceva il ragazzo del collega prima, si sa come sono i tempi dei concorsi, noi siamo un gruppo da Nottingham, siamo tutti giù insieme, non vogliamo andarcene via adesso, ma in futuro, nel prossimo anno, due anni, abbiamo intenzione di tornare, quindi un po' apri gli occhi e cominci a fare i concorsi. È dura più che tutto il discorso del concorso, è dura accettare che in un paese in cui, in una città in cui la maggiore ASL ha assunzioni bloccate da quanto? 8 anni? Prima hanno preso persone da altri concorsi perché avevano bisogno di personale, sono reparti che non riescono a stare in piedi. La direzione sanitaria di quest'ASL aveva promesso 150 assunzioni a giugno, che è tra un mese, e io vorrei capire cosa pensano i miei colleghi che lavorano qua dentro e che tra un mese dovrebbero vedersi arrivare nuove persone, nuove assunzioni, aiutarli a finire il mese, a fare i turni, a coprire le maternità, e invece non arriverà nessuno perché hanno messo delle domande uguali. Sinceramente mi sembra un po' riduttiva la cosa. Adesso cosa ti aspetti? Torni in Inghilterra, pensi che questa situazione si risolverà perché c'è l'esigenza, oppure prevedi altri anni all'estero? Io all'estero sto bene, in Inghilterra si sta benissimo. Il ragazzo prima parlava di uno stipendio che si gira tra 1.700 e 1.800, che è lo stipendio base che prendi come neoassunto. Io sono 2 anni e mezzo che lavoro su, lavoro in un'area critica, lavoro in terapia intensiva, quindi è un'area specialistica e hai un pelino più di stipendio. È 2 anni di esperienza, quindi ho fatto 2 salti come bonus di anzianità, e quindi io nella media prendo sui 2.000 al mese, facendo 150 ore mensili. E lavoro in un ambiente che è 10 volte meglio di quello che sento dire dai colleghi italiani. Ci sono persone che non capiscono la differenza perché ti dicono: tu vai in Inghilterra a lavorare, non puoi mettere le canule, non puoi fare procedure che noi facciamo il primo anno di università qua. E l'Italia ha, come sempre, questa grandissima pecca: formare dei grandissimi professionisti che poi nel mondo del lavoro, che è il motivo per cui li formiamo, lavorano come degli operatori tecnici. Questa è tristissima. Da questo concorso non mi aspetto niente, come non mi aspettavo niente prima di farlo, non mi aspetto niente adesso che l'hanno annullato. Vedremo cosa succede. Io ho annullato una settimana di ferie per venire qui e sinceramente a 26 anni con uno stipendio di 2.000 al mese penso di potermi permettere di andare a Bora Bora una settimana a maggio. Sono qui a Torino e ci ho vissuto 3 anni, quindi sto sacrificando il mio tempo, il mio denaro e i miei sforzi per un concorso che non è stato fatto. Ovviamente è triste. Sono più triste perché i miei colleghi non avranno nuovo personale a giugno, perché era una cosa lampo, lottata dai sindacati per un sacco di tempo, per avere gente che riuscisse a aiutare nell'ospedale, cosa che non sta succedendo per un errore tecnico. Okay, quanti siete venuti da Nottingham? Solo da Nottingham siamo in 15, che siamo saliti insieme nei vari anni da Rosmini qui a Torino, eravamo tutti insieme all'università. Siamo scesi ieri in 15. Per quanto avete speso di viaggio? La spesa media di viaggio, se ti organizzi per tempo, sono comunque tra i 150 e i 250 euro. Ti organizzi tra navette su, aereo, navette qua, treni, case. Io non sono personalmente di Torino, ma sono di Biella, quindi mi sto comunque pagando un bed and breakfast qui. Quindi i costi sono comunque più alti dei 200 euro a testa per venire a fare questo concorso. Grazie.